la Commission Lus è un'organizzazione che opera sulla città di Salerno da molti anni, è stata fondata da Don Andrea Vice, parroco della parrocchia Cuore Immacolato di Maria, e essenzialmente svolge attività nei paesi poveri del mondo da circa 30 anni. Opera nel settore dello sviluppo e anche nella evangelizzazione delle popolazioni del terzo mondo. Come ogni anno la Comis svolge un convegno sulle attività che sono state svolte nel corso dell'anno e la programmazione delle opere per gli anni successivi. Partecipano a questo incontro tutti gli associati, tutti i sostenitori della Comis. Quest'anno, come ogni anno, il convegno è presieduto dall'arcivescovo Monsignor Luigi Moretti, e partecipano al convegno il Monsignor Antonio Montefusco, che è il parroco della chiesa Madonna di Fatima, che ci ospita, e parteciperanno, ripeto, tutti gli associati della Comis. L'appuntamento è per domenica alle ore 16:30 presso il cinema Madonna di Fatima, che come tutti ben sapete è ubicato sotto la chiesa con accesso dal cortile. Allora, la Comis, come abbiamo detto, svolge attività nei paesi poveri del mondo e in particolare nel continente africano. Le nazioni presso le quali interviene sono la Tanzania, il Ruanda, il Congo, lo Zambia e in Nigeria. In queste nazioni la Comis svolge opere sociali e evangelizzazione degli abitanti. In particolare sono state costruite molte scuole, edifici scolastici, e sostiene i ragazzi allo studio. I bambini africani, soprattutto nelle zone povere, vanno a scuola in strutture fatiscenti, ci sono delle baracche, e la Comis realizza strutture, edifici scolastici in muratura. Dalla sua attività, che dura oramai da molti anni, ha costruito molte scuole. Altra attività che svolge è la costruzione delle chiese. Sono state costruite circa 8 chiese diciamo la principale, e oltre a queste attività svolge anche l'attività di impiantare aziende agricole. San Matteo di Loghi, sono già arrivati alla copertura. Le pareti sono ultimate, la copertura per quanto riguarda i laterali già è fatta, una parte della copertura è fatta, manca la copertura centrale e stanno facendo l'armatura della copertura centrale. Hanno trovato delle difficoltà perché c'era bisogno dell'acciaio e qui non si trovava neanche nei dintorni, e si sono dovuti fornire dell'acciaio a Dar al Salaam, l'acciaio. E adesso andiamo nell'interno, andiamo a vedere come si prospetta la situazione. Il vescovo dice che i soldi stanno quasi per finire e noi cerchiamo di dare un'integrazione perché è opportuno che sia portata a termine questa grande costruzione, questo complesso ecclesiale che è importante. Padre Andrea, invece un missionario proprio. Mezzo missionario. Mezzo. Un missionario completo.
chiesa italiana. È una cosa eccezionale, la chiesa italiana. Almeno doveva essere a Kahamas, a Kahama, la cattedrale del Vescovo. Ma Vostra Eccellenza ha avuto qua, io la volevo fare là. No, Don Andrea ha deciso questo, è come un padre nostro, abbiamo obbedito. No, ma veramente questa è una cattedrale vescovile. Siamo col vescovo Monsignor Ludovico Minde, che è stato colui che ha determinato questa costruzione. Non solo, ma lui si è adoperato per tutto. E adesso che la chiesa sta per essere inaugurata fra due giorni, sabato prossimo, è stato qui a lavorare nella chiesa, a dirigere le squadre degli operai e a lavorare insieme con loro per mettere a punto ogni cosa. Io sono ammirato di questa costruzione, l'ho vista poco tempo fa dall'esterno, sono confuso, non riesco manco a parlare perché non pensavo che venisse una costruzione così bella. Perciò sì, ma non so ancora che risultato finale. Aspetto definitivo avranno. Vedremo sabato, non sono riuscito a fare in tempo perché abbiamo fatto tutto con velocità. L'interno della chiesa, che quando sarà sistemata con i banchi sarà a forma circolare, i banchi saranno a forma circolare collocati in chiesa. Per il momento non sono ancora pronti e allora si rimedia con delle sedie, ma quando i banchi saranno pronti si avrà un altro colpo d'occhio. Ecco, ci sono le luci che sono alimentate da un generatore di corrente che abbiamo inviato da Salerno. La forma dell'altare rispecchia quello di Madonna di Fatima, anche se questo è in legno. C'è anche il bappamondo e anche i due piccoli pilastrini che sorreggono l'altare.
propriamente sul terreno dove dovrebbe nascere la nuova parrocchia, nel quartiere di Canaist. Ecco lì l'ingegnere Pizzolante, accompagnato da Giancarlo Papi, per le prime osservazioni in ordine alla posizione della chiesa nuova che sarà intitolata San Matteo, la nuova parrocchia che deve nascere ad opera della Comis. Ecco, sta indicando l'ingegnere i confini. Sono 25 milioni qui, 65, sono 90. Sì. Stanno montando le capriate della chiesa San Matteo di Canaist. Icishivilo chapchilati ngande ya kwalesa twaisula. Siamo qui a Kigali, sul posto dove sta sorgendo la nuova parrocchia intitolata San Matteo. Sono qui con il mio collaboratore Mario Fortunato, con il vicario generale della diocesi di Kigali, che stiamo inquadrando, con l'economo della diocesi, con Don Giovanni, rettore del seminario minore, e con i tecnici dell'economato. Stiamo guardando un po' la chiesa che si eleva
per arrivare alla copertura, la nuova chiesa intitolata a San Matteo. Vediamo la muratura che è costruita con mattoni pieni, ma cotti al forno elettrico. A forno elettrico, quindi stanno, viene, dall'esterno la muratura viene molto bene. Ecco, il mattone a faccia vista. E la copertura ormai sta, non la copertura, la muratura ormai sta arrivando alla parte, diciamo, suprema della costruzione. Stanno facendo i cordoli per il cordolo di cemento per mantenere la copertura. L'inquadratura della chiesa che è a forma esagonale. Una chiesa più o meno rotonda secondo le indicazioni del Concilio Vaticano II. Thank you.
tutta sincerità che questa mattina mi sono commosso nel vedere tanti cristiani al di fuori della chiesa che in silenzio partecipavano alla celebrazione e moltissimi in fila ricevevano l'Eucaristia. Questo mi ha indotto a riflettere sulla grandezza della nuova parrocchia che noi speriamo qui di realizzare, la nuova chiesa parrocchiale, che è ben di 900 metri quadrati. Però, pur essendo di 900 metri quadrati, secondo me non potrà contenere questa folla di cristiani. E allora dovrò pregare l'ingegnere Carmelo Pizzolante, il progettista che è stato già qua parecchie volte, di pensare a un corridoio esterno alla chiesa dove i cristiani che non riescono a entrare possono stare al coperto durante la celebrazione. Allora, sis class, de, de e de. E apre la segreteria e le toilette. Segreteria, d'accordo? Vous commencez a preparare le materiali. A settembre c'è il ritorno, io metto la prima in pier per la costruzione. E le possibili commencer maintenant. Questa è la scuola elementare, ubicata in baracche, a terra tutto, cioè terra battuta. Questi bambini sono mezzi scalzi, però tutti vanno a scuola. Chi fa la quarta, chi la quinta, chi la terza elementare. E la speranza di questi bambini sono proprio le scuole, è la scuola. Ecco, questa è la scuola primaria di Bampa. Sono in costruzione le prime due aule, dobbiamo fare sei aule. Ha avuto un arresto perché il cemento schizzò all'improvviso da 11-12 dollari a 22-24-25 dollari. Adesso dobbiamo riprendere la costruzione e portare a termine la scuola. Ringrazio anche il mio arcivescovo di Salerno, Monsignor
Luigi Moretti che mi ha consentito di venire qui. Io vengo qui in mezzo ai Basci dal 1989. Sono ben 23 anni che io vengo qui. Ci sono gli operai al lavoro, carpentieri e muratori. Stanno realizzando la quarta parte di questo complesso. L'abbiamo fatto poco per volta per lotti. Prima lotto 6 aule, secondo lotto 6 aule, terzo lotto 6 aule, quarto lotto 6 aule e più. Partecipazione di folla e di autorità. Oggi 29 giugno, festa di San Pietro e Paolo. Evidentemente questa cerimonia era molto sentita dai cristiani di Mugogo. Io ringrazio innanzitutto l'Eccellenza che è venuta qui per questa inaugurazione della scuola, del Collegio San Matteo. Già altri anni era venuto per realizzare l'inaugurazione dei lotti, che abbiamo fatto questa scuola poco per volta in 4 lotti, 6 aule per lotto. Quando abbiamo incominciato a costruire questa scuola non pensavo che arrivassimo a tante aule, perché non era nelle previsioni. Poi poco per volta, dopo il disegno che ha fatto l'ingegnere Egidio Lofrano, poco per volta si è ingrandita questa scuola, perché le esigenze crescevano di anno in anno. Cari ragazzi, voi cari giovani siete le speranze della Chiesa, che conosce una crisi in Italia e nell'Europa. Siete voi la speranza dell'avvenire, perché siete numerosi giovani che avete la fede in Gesù Cristo, e Gesù Cristo è l'unica speranza dell'umanità. Conservate questa fede, accrescetela e contribuite a diffonderla nel mondo. Questa è la ragione per cui noi siamo qui, per cui noi diamo un aiuto a voi, perché possiate diventare missionari di Cristo, contribuire allo sviluppo del Regno di Dio sulla terra. Queste sono le nostre speranze. Comis Community School, così si chiama, è un complesso scolastico che sta giungendo alla conclusione, e sono 18 aule, perché qui, oltre alle 14 aule delle scuole elementari,
verranno anche altre quattro aule dove può essere ubicata la scuola di secondo livello, cioè la scuola secondaria, diciamo. Al termine di questa scuola secondaria i ragazzi potranno andare all'università. Più che dare elemosina e carità alle persone, dobbiamo sviluppare le risorse che ci sono qui. È la migliore scuola che sta nella diocesi, la migliore. I mattoni che noi abbiamo adoperati, mattoni pieni, sono i migliori mattoni, sono di ottima qualità, perché Carmelo Pizzolanda, l'ingegnere, è andato proprio sulla fabbrica a vedere, a esaminare questi mattoni e poi li abbiamo comprati. Sono costosi, però è una costruzione che dura e solida e può resistere al tempo. Mi voglio complimentare con l'organizzazione che ha realizzato il parroco Padre Corra, la direttrice, un insegnante, e con mia grande meraviglia vedo che qui hanno già attivato dalla prima alla settima classe elementare. Questi ragazzi, dopo che hanno finito quest'anno, possono andare alle scuole superiori. Bene, siamo qui alla scuola Comis School. Questa mattina di venerdì 15 gennaio. Io sono commosso, carissimi ragazzi, nel vedervi numerosi questa mattina a questa scuola, e sono commosso per l'omaggio che avete reso a me e attraverso di me e tutti coloro che ci aiutano per realizzare queste strutture. Una fase nuova ha inizio per tutti voi, e questo è un avvenimento eccezionale, perché i compound, le bidonville nelle quali voi abitate, avranno la possibilità di riscattarsi. La miseria, la povertà, il degrado sono superate dalla vostra cultura. Sono restato molto amareggiato ieri nel constatare che alcune mamme che erano venute qui per l'iscrizione dei loro bambini non hanno trovato posto per l'iscrizione, hanno pianto, si sono messi a piangere perché non c'era posto per loro, perché erano le classi tutte occupate. Questo ci rattrista e ci amareggia, però ci conforta anche, perché esprime il desiderio dei genitori che vogliono per voi un avvenire migliore, e l'avvenire migliore si realizza con la frequenza scolastica. Noi rifletteremo su questo problema e vedremo come fare per accrescere le aule di questa scuola primaria, di impegno educativo, perché l'avvenire vostro è nelle vostre mani. Il Signore protegga i vostri sforzi, protegga i vostri insegnanti, coloro che si adoperano per la vostra istruzione e per la vostra educazione, e in maniera particolare le suore battistine, che sono della mia terra come origine, e che qui esplicano la loro attività educativa.